Ad Agrigento, in via Bac Bac 7, presso l'Accademia di Belle Arti Michelangelo, si è svolto un workshop promosso dal Partito Democratico della provincia di Agrigento. Diversi tavoli tematici hanno animato il dibattito per la definizione di un progetto politico programmatico condiviso. In occasione del congresso sono state presentate le mozioni congressuali. I deputati Tonino Moscat e Maria Iacono sono intervenuti a sostegno della mozione di Matteo Renzi. A sostegno della mozione di Andrea Orlando sono intervenuti Mario Mallia e il deputato Giuseppe Lauricella. In scaletta vi sono stati anche interventi per la mozione Emiliano, al microfono di Irene Milisenda. Al via la fase congressuale per quanto riguarda questa crescita del Partito Democratico, oggi tanti interventi al merito. Ma inizia la fase congressuale, noi oggi partiamo con questo momento di confronto sui temi che interessano la nostra provincia, perché vogliamo fare del congresso un momento veramente importante, non soltanto di mozioni, di numeri, ma soprattutto di idee e di proposte, perché credo che il PD, e lo dimostrano anche i numeri, il tesseramento, le adesioni a questa giornata, è un partito ancora vivace che ha voglia di confrontarsi e che crede nella politica. Noi pensiamo che l'antipolitica in questo momento non sta producendo nulla di buono e che il PD, nonostante tutto, nonostante i conflitti, nonostante anche la scissione se vogliamo, però dimostra di essere l'unico partito in Italia che ha voglia di stare insieme, di confrontarsi sulle cose e non ha sicuramente un padrone. Stiamo avviando questa fase del congresso, l'abbiamo voluto fare oggi attraverso un lavoro con i segretari di circolo, con i rappresentanti istituzionali del territorio e per quanto mi riguarda sostengo la mozione di Matteo Renzi, perché pensiamo che finalmente sia possibile, dopo 10 anni dalla nascita del Partito Democratico, avviare finalmente in Italia una fase delle riforme che in realtà questo governo ha avviato e che spesso magari ha portato avanti in maniera probabilmente molto accelerata, ma che ha bisogno evidentemente di realizzare un paese che sia un paese moderno, un paese che deve dare un contributo all'Europa e che deve pensare anche ad un'Europa diversa. E lo facciamo cercando di dare il nostro contributo a livello locale e oggi attraverso, ripeto, un lavoro fatto con i nostri rappresentanti dei territori e speriamo che ovviamente ci sia un dibattito all'altezza del compito che oggi il Partito Democratico ha perché forza di governo e possa essere anche in un futuro ravvicinato ci sia la possibilità che possa inverarsi questo percorso che, ripeto, in Italia ha già avuto il via. Oggi è un momento importante anche per il Partito Democratico e la provincia di Agrigento perché si sono accolte le istanze dei territori e si è messo in piedi questa assemblea programmatica che parla dei contenuti e della politica, perché al di là dell'emozione, al di là di tutto, questo partito deve ritornare a parlare con i territori, deve ritornare a parlare e ad ascoltare le esigenze dei cittadini. Io sosterrò la candidatura di Matteo Renzi, lo sostengo perché è un quadro nuovo, è un quadro che si è riorganizzata all'interno di un sistema della politica nazionale e che vuole immaginare come guardare al paese e non guardare solo al partito. L'idea di un nuovo partito che guardi nuovamente ai cittadini. Ci saranno gruppi di lavoro che lavoreranno su temi che riguardano la cultura, il lavoro, lo sviluppo di questa provincia, assolutamente unitaria, dove sono presenti tutte le mozioni congressuali. Questo a significare che vogliamo partecipare a questo congresso, a questa fase delle primarie e poi al congresso con temi che riguardano il nostro territorio. E quindi sarà un processo lungo, perché oltre alle convenzioni che iniziano il giorno 20 in tutti i circoli della provincia, poi avremo le primarie che sanciranno la vittoria di uno dei 3 candidati a segretario del partito.